My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. L'uva senza semi? Meglio se italiana. Italianissima! Dolce con mio zucchero! Alla Coop ci sono i prezzi Pop! Con soli 3,48€ l'uva senza semi Fior Fiore Coop in confezione da un chilo è per tutti, con meno 70% di residui di pesticidi rispetto ai limiti di legge. Fino al 2 ottobre, la Coop sei tu. Io credo che dovremmo abolire la parola guai dai testi pop, non se ne può più. Io ho sentito sta strofa, ho sentito la parola guai nel giro di 10 secondi 4 volte o 2, indifferente. La mia percezione è di averla sentita 200 volte, quindi questa cosa qui mi proprio non infastidisce, però sì, mi infastidisce. Perché poi la canzone è bella, non è che è brutta e via dicendo. Lui ha una bella voce, ogni tanto prende delle connotazioni proprio da cantante pop italiano, quindi già lo vedo inserito sotto certi aspetti nel mainstream, ma la strada è lunga, lunghissima, cioè nel senso, un conto è dimostrare di essere potenzialmente vicino, un conto è d'esserci. Infatti non lo so, finora ho ascoltato brani che stranamente mi hanno convinto di brutto, mi hanno fatto venire voglia di parlare bene di questi ragazzi, e Diego, cioè, per carità, mi viene voglia di dire che ha una bellissima voce, è forte, si vede che è un ragazzo coi piedi per terra, ma si vede anche che è un ragazzo che deve lavorare tanto, secondo me, tanto, tantissimo, cioè nel senso, non mi basta, cioè questa prova qui non mi basta. Per adesso vedo del potenziale, questo sì, a voglia, ma lo vedo da tutti, cioè livello alto, ragazzi, livello alto, perlomeno per quanto riguarda il saper cantare, quindi potenziale lo vedo, però un attimo, tra tutti quelli che ho commentato finora è quello su cui ho più dubbi, personalmente, magari anche per gusto, non lo so, vediamo cosa ha da dimostrare, anche perché non sono nuovo al cambiare idea, anzi, spesso e volentieri quelli che mi convincono meno all'inizio sono quelli che mi convincono più dopo, quindi, perché magari devo anche capire e scoprirli, quindi non ho il minimo pregiudizio, sono aperto a rifarmi, così come probabilmente quelli di cui ho parlato bene mi deluderanno amaramente. E ora un consiglio dal Voice Network. Sei pronto a immergerti nelle vicende più drammatiche e sconvolgenti dei grandi incidenti italiani? Mi chiamo Niccolò Locati e nel mio podcast Disastri proverò a raccontarti delle più grandi tragedie della storia del nostro paese, cercando di riportare i fatti, analizzando le cause e le storie personali che ci sono dietro all'evento e provando a rispondere alle domande: perché è capitato? E soprattutto, si poteva evitare? Cerca subito Disastri su tutte le piattaforme di podcast.